si parte da qui, dalla raccolta, questo prodotto finito e poi ci sono i ragazzi. Eh sì, Second Hand Solidale quest'anno ha avuto l'opportunità di vivere un'esperienza di incontro con gli studenti della scuola Pirro, quindi ragazzi dalla prima alla terza media si sono cimentati in questi appuntamenti per conoscere il tema della sostenibilità ambientale e sociale e si sono impegnati in prima persona con la raccolta dei jeans a gamba lunga, per un progetto che prevede il riciclo e il riutilizzo degli stessi per garantire a chi non ha i capi per potersi vestire, ma allo stesso tempo per i capi che sono logori di essere trasformati in un laboratorio di upcycling. Ed ecco che sono parte attiva di un processo importante per cui tutti i ritagli di jeans vengono trasformati in portachiavi che saranno donati loro come gadget e alla realizzazione delle borse che le comare del gruppo di Comare Collection, il laboratorio che Second Hand Solidale ha con l'abbraccio, porta in campo nelle sue attività di sensibilizzazione. Andrea, è importante riciclare? Sì, così possiamo dare nuova vita alle cose che non usiamo più e possiamo dare contributo a questa associazione che ci sta facendo fare questo lavoro. Ti diverti? Sì, mi diverto molto, almeno così diamo molta vita, come ha detto il mio amico, ai jeans usati e ci stiamo divertendo molto a fare questa attività. Io assisto a quello che fanno gli altri. Poi farei qualcosa? Ma certo, io farò il portachiavi di jeans e con le forme lo ritaglierò. Un po' di orgoglio c'è per la classifica dell'anno scorso sul riciclo? Assolutamente sì, un po' di orgoglio c'è, partecipiamo attivamente alla raccolta differenziata che il comune produce per tutto il territorio cittadino. L'anno scorso i nostri ragazzi si sono impegnati e siamo, come dire, arrivati sul podio, di questa cosa, ce la mettiamo tutta. Non è semplice insegnare loro, a differenziare in classe, ma soprattutto non è semplice farlo da soli, abbiamo l'aiuto dei nostri favolosi collaboratori scolastici che ci aiutano in queste cose, quindi speriamo che queste attività poi vengano portate anche a casa e si possa continuare anche a casa con una raccolta differenziata fatta bene. Questa per me è un'iniziativa molto importante, secondo me, che potrebbe colpire i cuori di molte persone, però ci aiuta pure a imparare su cosa si può riciclare, cioè tutto, e su cosa possiamo contare, cioè tutto, perché tutto quello che si usa si può riciclare. Io ho fatto dei portachiavi imbottiti con l'ovatta con i jeans, per dare una terza vita per i jeans. Le servirà anche con un piccolo passo a risolvere tante situazioni. La Pirro è la prima scuola che ha aderito al progetto della raccolta dei jeans e bisogna dire che il cestone è già pieno, quindi noi alla fine dell'anno vi porteremo i chili del vostro impegno. Ho visto anche e il lavoro che stanno lavori facendo. Bellissimi che stanno facendo. E questi hanno... Possiamo dire due piccioni con una fava, perché si fa del bene al pianeta, si fa di bene ai ragazzi, perché crescono nella consapevolezza che bisogna rispettarlo l'ambiente. Sì, assolutamente, noi come scuola secondaria Pirro stiamo cercando di portare avanti questo progetto con i ragazzi per far capire l'importanza del riciclo e l'importanza di essere attenti al nostro pianeta, anche con piccoli gesti, perché poi le attività che svolgono i ragazzi le riporteranno a casa ai loro genitori e quindi c'è una ricaduta anche nel sociale. Sì.